Un'intera parete affrescata della Domus dell'Adone è stata restaurata grazie ai proventi del libro scritto da Alberto Angela I tre giorni di Pompei. Il servizio di Antonella Fracchiolla. Questo è un patrimonio che appartiene a tutti, non soltanto diciamo, a chi lo visita o magari a chi ne ha sentito parlare, ma a tutta la, diciamo, a tutta la comunità mondiale, a tutte le persone che amano l'archeologia e la storia. E in un'epoca, in giorni drammatici in cui l'archeologia stessa viene aggredita, distrutta, certo questo è un segnale positivo, un segnale di speranza anche. Ha interessato tutta la parete dipinta della Domus dell'Adone Fierito, l'affresco restituito al suo antico splendore dopo il restauro, finanziato dai proventi del libro di Alberto Angela, I tre giorni di Pompei, pubblicato da Rizzoli. Fondi messi a disposizione dall'autore e dalla casa editrice. La megalografia, così si chiamano i cicli di affreschi di grandi dimensioni, raffigura l'Adone morente tra le braccia di Afrodite ed è un magnifico esempio del quarto stile, raro rinvenimento del genere a Pompei. Il restauro, sotto la direzione di Ernesto De Carolis per la sovrintendenza speciale di Pompei, è un ottimo esempio di sinergia pubblico-privato. Questa casa sarà restaurata per le strutture con il grande progetto Pompei, ma nel progetto di messa in sicurezza non sono previsti, almeno in questa casa, gli apparati decorativi. Con questo intervento riusciamo a completare un lavoro. Dopo la presentazione dell'affresco restaurato, Alberto Angela ha raccontato nell'anfiteatro degli scavi e nell'anniversario dell'eruzione del 24 agosto del 79 d.C. quella grande tragedia del mondo antico, nello stile accattivante dei suoi popolarissimi programmi di divulgazione culturale e scientifica per la RAI. L'incontro rientra in Pompei, un'emozione notturna, iniziativa a cura della SCABEC, Società Regionale per i Beni Culturali, per la valorizzazione degli scavi di Pompei.